I romani hanno approfittato di un Bologna che ha badato soprattutto a difendersi. Dopo pochissimi minuti, il primo gol. È arrivato un cross raso terra di Sergio, è andato sul primo palo Calle, che ha un po' sconcertato il portiere. È arrivata invece sul secondo palo la palla e io di piatto sono riuscito a metterla dentro. Unica vera incursione nell'area laziale sul finire del primo tempo. Punizione di Cabrini, Iliev colpisce bene di testa, ma il pallone va al lato. Karl-Heinz Riedle, migliore in campo della Lazio, comincia a parlare un po' di italiano e ci descrive il suo gol. Io solo di portiere una finta e dopo voglio segnare. Alla mezz'ora rigore per la Lazio. Serge serve bene Sosa, che entra in area, dribbla Cousin e viene atterrato. Riedle calcia, ma si ferma. Il signor Trentalange fa ripetere. Riedle perde forse la concentrazione e sbaglia. Il Bologna ha corso alle distanze 4 minuti dal termine. Cross in area, saltano Gregucci e Iliev, calcio di rigore. È Iliev dagli 11 metri, ma qualcuno è entrato in area e si ripete anche questa volta. Ancora Iliev, ancora gol. 2 minuti e si va sul 3-1. Il gol è merito di una prodezza di Sosa, che dal limite dell'area finta un cross e fa partire invece un gran diagonale raso terra. Negli spogliatoi il presidente Corioni rinnova la sua fiducia a Scogli. Non si può valutare l'allenatore da una partita nata male, ci mancherebbe altro. L'allenatore ha in mano in pieno la situazione, per cui non c'è problema.